Aspettiamo un altro secondo e poi cominciamo anche oggi. Chiudo perché magari non sentite, sennò con... Eccoci. Allora, vi invito, se mai ci fosse qualcosa che non funziona, a scrivermelo in chat, anche se in modo poco aggraziato cercherò di leggere i commenti. E vi chiedo scusa della mia non attività digitale. Va bene, allora intanto quindi saluto chi di voi ormai vedo da... Aspetta, vedi la non attività digitale? Chi di voi ormai vedo da alcuni giorni e anche chi invece... so che è qua per la prima volta, colgo l'occasione per ribadire che l'annosa questione delle registrazioni che è stata così tanto a cuore a tutti è molto bello da parte mia sapere che ci tenete, grazie, sta venendo risolta, quindi portate pazienza perché tutto nella vita poi si sistema più o meno. Ecco. Va bene, sono quindi le 18:04, direi che possiamo cominciare il nostro discorso. Questo è il nostro quinto appuntamento insieme, quinto che doveva essere lunedì, ma è di giovedì, quindi insomma, rimane quinto lo stesso. Vi ringrazio delle numerose prove scrittorie che mi avete mandato in questi giorni. Ho avuto modo di ridere tanto, anche grazie a voi e alle vostre imprese di fantasia e non. Proprio per questo motivo ho deciso di prendere in considerazione una proposta fatta da diversi di voi, una proposta che mi è sembrata interessante e intelligente, ossia di prendere in considerazione la lettura insieme di alcuni di questi brani, ovviamente in anonimo, per vedere insieme un po', quando poi lo leggiamo un testo, che cosa si può migliorare e che cosa no. Ho selezionato quindi tra i testi che mi sono arrivati tre in particolare, diversi tra loro, di lunghezza, di tono, di contenuto, assolutamente differenti, ma mi sono sembrati buoni banchi di prova per le cose che ci stiamo raccontando in questi giorni, ormai in questo mese. Dunque, il materiale che io adesso vi leggerò, ve lo leggerò a voce, ma in un secondo momento lo troverete appunto opportunamente in anonimato, inviato via mail, quindi le riflessioni che faremo insieme. Ve le farò avere, cioè, perlomeno i testi, insomma, con il permesso di coloro i quali lo hanno scritto, ve le farò avere poi. Poi vi presento il resto dei temi che tratteremo oggi. Oggi sarà una lezione molto tecnica, per cui partiremo appunto con la lettura di questi testi, una lettura abbastanza precisa, insomma, cerchiamo di farla sempre leggera, vista la pesantezza dei tempi che corrono, e poi passeremo invece a tre diverse tipologie testuali, se facciamo in tempo, se vediamo che non è. Allora ne sposteremo una a lunedì prossimo. Quindi oggi ci occuperemo di un po' di lettura di questi brani per entrare in argomento, come si scrive una newsletter, cosa non fare quando devo scrivere una presentazione e come funziona uno script radio. Ripeto, se vediamo che poi andiamo lunghi, non c'è nessun problema, ripartiamo da dove ci siamo interrotti oggi, lunedì prossimo con Gaudio e con Gioia. Dunque, cominciamo quindi la lettura di questi testi. Sapete che l'esercizio di questa settimana era quindi scrivi una situazione comica, una figuraccia che ti è capitata o che vuoi puoi inventarti all'interno di 5 righe. Molti di voi hanno capito che non c'era proprio nulla da dover inventare. Con mio sommo piacere ho conosciuto momenti delle vostre vite piuttosto delicati, insomma. Mi permetto quindi di cominciare questa disamina con uno dei testi che mi ha colpito di più per la sua capacità così sintetica di riuscire ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissi. Dunque, dice così: una delle figure più brutte che abbia mai fatto? È anche la più classica. Ti avvicini a una donna con la permanente, le prendi la mano e la chiami mamma, per poi accorgerti di aver parlato ad una sconosciuta. Mi è capitato l'anno scorso. Ora, chi scrive ovviamente non ha 7 anni, quindi quello che aumenta anche l'effetto comico di questa figura in brevissimo tempo è proprio questa chiusura, particolarmente incisiva, che quindi ci fa rileggere il testo che abbiamo appena letto con tutt'altro sguardo. Quindi che cosa mi sentirei di segnalare rispetto a questo breve testo? Funziona, perché
perché in poco spazio riesce a creare un micromondo, come ogni body copy dovrebbe fare, ci avvicina, anche usando una terminologia direi piuttosto semplice, la permanente, vedete il concetto proprio concreto che tira fuori in questo testo, permanente, mano, mamma, senza tanti giri di parole o astrattismi. E poi ovviamente fa molto ridere questa chiusura su mi è capitato l'anno scorso perché, come dicevo, ribalta un po' il modo in cui noi stiamo leggendo questo testo. E spesso, quando scriviamo le headline per le nostre campagne pubblicitarie o anche dei brevi testi come le body copy, riuscire a far girare sulla percezione della lettura del nostro destinatario è sempre un esperimento divertente, cioè ribaltare il senso che la lettura ha avuto fino a quel punto. Poi vado avanti invece con un altro esempio. Eccoci qui. Entriamo un po' più nel meccanico, no? Iniziamo a capire che cosa si può mettere un pochino più a posto. Dice così la prima stesura. Ai tempi delle medie praticavo nuoto. Tra una lezione e l'altra, nelle fasi di riscaldamento, conobbi un ragazzo con cui strinsi un occasionale rapporto d'amicizia. Parlavamo di sciocchezze varie, calcio, ovviamente donne, con quel modo di porsi ingenuo e maturo tipico dell'adolescenza. Un giorno gli raccontai, con un tono un po' colorito e senza astenermi dai giudizi, le vicende di questa tizia della mia scuola dall'amore facile. Era sua sorella. Dunque, al di là del brivido che ci provoca l'idea di metterci nei panni o nel costume da bagno del malcapitato che ci racconta la sua esperienza, ci sono delle osservazioni invece stilistiche che potremmo e dovremmo fare. Ad esempio, e che io questa persona di cui abbiamo discusso sentendoci via mail. C'è questo passaggio in particolare, rileggiamolo. Nelle fasi di riscaldamento, conobbi un ragazzo con cui strinsi un occasionale rapporto d'amicizia. Beh, e diventa problematico stringere occasionali rapporti d'amicizia a bordo piscina, anche perché, insomma, è un po' una metà tra un verbale ai carabinieri e qualcosa di allusivo, questa occasionalità del rapporto con un coetaneo. Allora ci siamo divertiti a cercare di semplificare un po' il testo, passando da conobbi un ragazzo con cui strinsi un occasionale rapporto di amicizia a chiacchieravo spesso con un ragazzo di sciocchezze varie. Ottimo risultato che ha scritto questa persona. Perché? Perché è riuscita sia a renderci tranquillamente l'entità leggera e appunto occasionale, circostanziale del rapporto all'interno della piscina, ma è anche riuscita ad abbreviare il testo, perché così passa subito alla frase dopo. Ecco, quindi insomma, diciamo che purtroppo rimane tremendamente la sua figura, questo non lo perdona, però perlomeno ecco, diciamo che abbiamo un po' asciugato la forma, quindi è quell'occasionale rapporto di amicizia è proprio ciò di cui parlavamo nelle nostre lezioni quando dicevamo a volte, quando ci mettiamo a scrivere, tendiamo ad avere un tono molto più alto di quello che invece utilizzeremo parlando e questo può a volte metterci un po' il bastone tra le ruote quando ci troviamo a scrivere. Bene, adesso veniamo a un testo un pochino più complicato. E anche un pochino più lungo, quindi qui lo ribadisco, ci mancherebbe, questo è un gruppo di lavoro per cui è giusto ed è anche assolutamente previsto che si possa non seguire pedissequamente le tracce, far di testa propria, ci mancherebbe altro, anzi a volte è molto interessante. Chiaro che se 5 righe diventano 32, diventa un pochino un problema. E allora, cominciamo a vedere che cosa ci ricorda di ciò che abbiamo già detto negli episodi precedenti questo testo. Ingegneria, lezione di fisica tecnica, circa 250 studenti in aula. Dunque, fin qua tutto bene. Se non fosse che qui, piccola puntilla di aiuto in generale, se già abbiamo un testo lungo e sappiamo che da 5 siamo passati a 32 righe, magari 250 lo possiamo scrivere in numero, giusto per accroppare un po'. Andiamo avanti. Quindi, ingegneria, lezione di fisica tecnica per circa 250 studenti. La docente illustrava alla lavagna il procedimento di risoluzione di un problema. Oh signor, allora, diventa un po' pesante, la docente illustra alla lavagna il procedimento di risoluzione di un problema. Lo sentiamo se lo leggiamo a voce alta, che è una cosa che, ahimè, io compresa non facciamo quasi mai. Cerchiamo di asciugare allora, proviamo a mettere la docente illustrava alla lavagna il procedimento per risolvere un problema. Sul fatto che poi la docente lo usiamo davvero poco spesso e che ad alcuni suoni un po' strano, effettivamente ci sta tutto, è normale che sia così a mia volta.
Andiamo avanti con la nostra storia. Non capisco un passaggio e provo a chiederlo al mio amico seduto accanto a me. Non avendo nessuna conoscenza di greco, per farmi capire da lui, indico la lettera psi, detto tra noi, come forchetta tridente. Già per fermarmi, per correggere questa frase, devo interromperla di fatto, perché è troppo lunga, non ci arrivo in fondo col fiato. Non cambia il lettore, anche se non sta leggendo, pronunciando le parole. Comunque, dal punto di vista cognitivo, ha bisogno di interruzioni. Su questo mi ripeterò in maniera anche noiosa proprio. Ma vediamo un pochino nel punto specifico. Non capisco un passaggio, provo a chiederlo al mio amico seduto accanto a me. Ok, allora provo a chiederlo. Non capisco un passaggio. Si attacca alla frase in realtà precedente, quindi il problema è a monte, è dividere sintatticamente e dal punto di vista anche cognitivo quello che voglio dire. La docente illustra un problema e io non lo capisco. Quello è un sintagma. Dopodiché, allora, nuova azione, provo a chiederlo al mio vicino, perché al mio amico seduto accanto a me è tanto lungo e basta che tu dica che ti avvicino. E non sapendo il greco, per farmi capire da lui, indico la lettera psi come forchetta tridente. Quindi, va bene, nemmeno lui ha capito il passaggio, perché qui diventerebbe altrimenti un pochino più lungo. Mi giro quindi per porre la medesima domanda al secchione del gruppo. Perché la medesima? L'avreste mai detto voi di parlare? Io non direi mai la medesima, credo nessuno di voi. Quindi modifichiamolo un po'. Sto per chiederlo al secchione del gruppo. Scusate, ho perso un attimo il punto. Ma non faccio in tempo a iniziare la frase che l'amico a cui avevo posto il quesito alza la mano e chiede udienza alla docente. Allora, fermi tutti. Allora, e da un punto di vista dell'intrico delle parti, perché si può dividere meglio l'azione. Ma nel momento in cui io affermo, non faccio in tempo a iniziare la frase, che l'amico a cui avevo posto il quesito alza la mano e chiede udienza alla docente, allora io mi domando in che secolo siamo. Io non credo che nessuno di noi dica di poter porre un quesito, nessuno chiedo, penso che chieda udienza a una docente. Ma ci sta, non è niente di delittuoso, fa parte appunto di quel tipo di uso dell'italiano di cui vi dicevo e di cui tutti, tutti dobbiamo guardarci ogni giorno. Andiamo avanti nel racconto. Pone il nostro dubbio. Deduciamo che sia l'amico, vista la pluricità di soggetti maschili della frase precedente. Quindi supponiamo sia l'amico che pone il nostro dubbio, ma non sapè che già porre un dubbio, ma non sapendo il nome della lettera, indica un vago punto sulla lavagna che ovviamente l'insegnante non riesce a comprendere. Qui iniziarono i 5 minuti più divertenti del corso. Allora, qui luogo, iniziare a tempo. Quindi forse da qui. Se vogliamo proprio utilizzarlo in maniera un po' laterale. La professoressa chiede quale fra i passaggi non è chiaro, qua ci sarebbe un congiuntivo, ma vabbè, il mio amico cerca in tutti i modi di farsi capire, ma non sapendo nemmeno a cosa corrisponde quella lettera, la difficoltà pare insormontabile. Dunque, se non è chiaro, e sono sicura che passandovi il testo scritto ve lo sarà di più, ma non avendo chiesto il permesso, mi sembrava un po' di proprio di scrittura passata sotto banco, aspetterei un secondo, mi rendo conto che potrebbe la scena non essere del tutto semplice. Il problema qual è? Quindi che in due non hanno capito, non sanno dire psi, questa lettera greca particolare, e non riescono a farsi capire dalla docente nel momento in cui non vogliono ammettere di non sapere questa lettera. E questo è il casus belli di cui stiamo parlando. Nel frattempo gli studenti attorno cercano di prestare aiuto suggerendo. Perché prestare aiuto? Ci prende più tempo. Aiutare, aiutare semplicemente. Non fa, la semplicità non deve farci paura. E suggeriscono così 2 punti, qua ci sono i citati, la disponibilità adiabatica, sì, l'energia del sistema, l'entropia, nulla da fare. È evidente che non abbiamo la minima idea di come si chiami e cosa rappresenti. Cosa? Manca il complemento oggetto. Stremato, il mio amico abbandona in quel momento la sua dignità. Come abbandona la sua dignità, che fa un po' particolare come immagine, ed esclama il tridente. Dopo un millisecondo di silenzio generale, la classe scoppia a ridere, docente compresa, noi pure. E va benissimo, ci mancherebbe altro, è proprio di questo che dobbiamo andare avanti tutti i giorni, sempre. Cioè cercare di dire cose come appunto il medesimo quesito, porre il quesito, porre dei dubbi. Molto più semplice, molto più stricco. Credo che nel tempo ci potrà dare molta più soddisfazione. Quindi spero di avervi un pochino reso l'idea, insomma, a volte delle minime correzioni che ci troviamo a fare. E vi assicuro che purtroppo questo mestiere qua, o anche se viene fatto come hobby, richiede una cosa del genere sui nostri testi, tutti i giorni, ma ore, ore su questa cosa qua. Perché riuscire ad essere sintetici e
e far scorrere la frase è una roba complicatissima e ti sfibra veramente, perché è frustrante, perché a un certo punto sei convinto di aver appena trovato un'immagine o un concetto fighissimo, cerchi di metterlo giù ed è lì che iniziano i guai, perché il pensiero sofisticato che tu puoi aver avuto sarà davvero difficile riuscire a esprimerlo con semplicità sulla pagina e quindi richiede questo, una preparazione psicologica prima che tecnica al testo che vogliamo scrivere, anche un testo molto breve, anzi soprattutto un testo molto breve richiede prove, riprove e riprove su riprove, per cui la frustrazione fa parte di questo discorso, fateci conti e portatevela via. Direi fatto questo, ricordo per piacere a chi avesse acceso il microfono di spegnerlo, non essendo io nella possibilità di farlo, ringrazio. E dunque, andiamo avanti con il primo argomento tecnico di questa lezione. Adesso facciamo un po' due chiacchiere per quanto riguarda il mondo delle newsletter. Prendo un goccio di tisana. Vi ringrazio, scusatemi. Allora, perdonate, cerco di sistemare l'audio. Ok, perfetto. Vi chiedo scusa. Eccoci qua. Cominciamo quindi col magico mondo della newsletter. Dunque, quando ci troviamo a scrivere una newsletter, dobbiamo essere innanzitutto consapevoli del fatto che in questo momento nel mondo la newsletter è uno degli strumenti scrittori massimamente usati. Perché? Perché è facile, perché arriva nella vostra casella mail, perché vi può raccontare un sacco di cose, perché è spazio per approfondimento, ampio spazio per approfondimento, a differenza di altre sedi editoriali, nella newsletter noi possiamo veramente creare un mondo intorno al nostro brand, un mondo intorno a una parte del nostro brand o creare un mondo ex novo completamente. La prima cosa che quindi dobbiamo fare quando ci mettiamo a preparare una newsletter è chiarirci lo scopo editoriale. Che cosa veramente vogliamo raccontare? Potrebbe richiedere tempo, questa fase preparatoria del progetto, quindi a che tipo di target ci vogliamo riferire, che cosa vogliamo raccontare. Ovvio, se avete un cliente che vi chiede fammi la newsletter per il mio brand, è un po' più facile, capire di che cosa, o perlomeno per chi andrete a parlare, che cosa no, effettivamente quello non è così semplice. E anche perché all'interno della formula della newsletter c'è una regola non scritta di continuità interiore, cioè colui il quale si abbona a una newsletter in questo momento potremmo forse paragonarlo a colui il quale si iscrive ad esempio a una rivista, quindi si aspetta all'interno della newsletter una continuità di stile, di toni, di contenuti che possano affezionarlo all'interno di questo mondo. Chiaro è che più specifica è la newsletter, più affissionato saranno quelli che poi decidono di farne uso. Quindi sarà il caso pertanto di mantenere un certo schema che possa essere ribadito ogni volta. Consiglierei, nel caso in cui voi nel vostro piano stiate per prevedere una newsletter che avrà molte uscite, quindi non solo diciamo una newsletter per dire funzionale a un evento, perché potrebbe anche essere così, voi potreste avere la necessità di mandare una serie di 3-4 newsletter per pubblicizzare un evento che la vostra scuola organizza, per allertare tutti del fatto che ci sarà un'importante promozione rispetto al vostro brand. Insomma, quelli sono casi più brevi nel tempo. Ma nel caso in cui il vostro progetto editoriale dovesse comprendere molte puntate, allora sarà bene iniziare subito, prima di buttare fuori le prime newsletter di prova, per forza di cose, sono destinate anche a essere riviste, riprese, commentate da amici, lettori, eccetera, quello ci mancherebbe, ma mantenere una certa identità grafica ci mancherebbe. Adesso online trovate fior fior di template, ci mancherebbe. Chiaro è che però avere anche un cugino grafico, ecco, male non fa in questo caso qua, magari. Poi però anche una certa continuità di argomento e di suddivisione di rubriche. Che cosa intendo? Intendo dire che, dopo vi farò alcuni esempi di diverse newsletter in questo momento, tra le migliaia che potete ricevere, ci mancherebbe altro, mantenere un certo numero di rubriche per abituare il lettore a quello che troverà all'interno delle stesse potrebbe essere utile, così come il tono però. Quindi sappiate che il processo della newsletter è un processo che con il tempo ripaga, perché la fidelizzazione di coloro i quali leggono la newsletter è prevedibile in scala lenta.
Alcuni dei lettori, e questo lo dico più che altro da insider, alcuni dei lettori si affezionano alla newsletter in un modo anche particolare. Taluni stabiliscono anche con il tempo di apertura del documento, un rapporto tutto loro. Quindi quando magari voi, e questo è un altro consiglio che darei sempre, vi date una scadenza regolare, decidete ad esempio che la newsletter esce ogni mercoledì, è giustissimo farlo, questo è un ottimo accorgimento. Sappiate anche che però allo stesso tempo è normale se i primi feedback vi possono arrivare di sabato o di domenica. Magari tra i vostri lettori ce ne sarà uno che leggerà le newsletter tutte le volte che arrivano, ce ne saranno due che invece aspettano la fine del mese se le leggono tutte in fila. Questo perché lo dico? Lo dico anche perché a volte quando si scrive un prodotto editoriale sequenziale, talvolta, ed è normalissimo, ci si dimentica di alcuni passaggi o di alcuni argomenti trattati nelle precedenti puntate. E quindi un errore tipico, ma diffusissimo, in cui io ricado praticamente ogni giorno, è ripetersi a volte, ripetere una parte di contenuto, usare un certo giro di parole, alludere a un argomento esterno con frequenza, insomma. Quindi quando prepariamo il nostro piano editoriale della newsletter, cerchiamo di ricordarci anche che incappare in questo tipo di ripetizione nella serialità è assolutamente normale. Certo, l'utopia, il sogno massimo sarebbe quello di prepararsi le uscite di un determinato lotto di tempo già confezionate. Ad esempio, se io dovessi scrivere la newsletter per il cliente Pinco Pallo da febbraio a giugno, sarebbe il caso che io avessi perlomeno tutto febbraio, tutto marzo pronto con il mese davanti da fare, perché questo mi dà un controllo sui contenuti che sto cercando di veicolare per evitare questo tipo di errore. Abbiamo detto quindi che il tempo paga. In termini di fidelizzazione, ecco, il tempo paga il doppio se scrivete corto. La brevità, mi ripeto sempre su questa cosa, vi chiedo scusa, ma essere brevi ripaga. Ci sono certo newsletter molto ampie, ci mancherebbe altro, ma in generale mi sembra di poter affermare che vedo una certa soddisfazione nei lettori nel momento in cui le newsletter non superano, ad esempio, una pagina di Word. Ora, immaginandoci ovviamente la versione responsive di una pagina di Word, quindi una pagina immaginata su mobile e una pagina che quindi non conosce giustificazioni, va a capo, come vedremo sarà interrotta da immagini, GIF, eccetera, eccetera, una pagina Word è tantissimo, è già veramente, veramente tanto. Quindi anche in questo caso rinnoviamo il nostro sacro voto alla missione della sintesi, sempre e per sempre. Dunque, come vi dicevo, anche la qualità del testo, al di là delle grafiche, al di là del template, del layout con cui presentiamo i nostri contenuti, anche la qualità del testo, il tono specifico, il tone of voice con cui parliamo nella newsletter, dovrebbe, per una questione di intelligenza strategica, rimanere sempre lo stesso, no? Quindi dovremmo abituare il nostro lettore a un vero e proprio mondo di riferimento che creiamo all'interno della newsletter. Cosa possiamo fare all'interno della newsletter? Tutto essenzialmente in questo momento. Ci sono newsletter che sono strettamente narrative e quindi ci raccontano determinati temi attraverso appunto dei brevi racconti o un racconto più grande che si spezzetta a puntate. O ad esempio possiamo avere una newsletter tematica, come ad esempio una newsletter di un sito di cucina che quindi ci racconta puntata per puntata una ricetta e un retroscena del mondo delle celebrity del food, dico così per dire. È molto ampio il potenziale di questo strumento, è uno strumento che sempre di più, lo sapete, sta personalizzandosi nella misura in cui con alcuni strumenti si può, ad esempio, come sapete, utilizzare il nome del destinatario, eccetera, eccetera, questi piccoli accorgimenti di carattere tecnico. Ma al di là di ciò che ci può aiutare internet a fare, chi come noi invece qui per domandarsi cosa può scrivere, ecco, allora dovremmo riflettere non solo, ovviamente, sui contenuti che dipenderanno da ogni specifico contesto, e lo vedremo negli esercizi di oggi, ma anche nell'oggetto della mail stessa. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda anche il comunicato stampa. L'oggetto della mail nella newsletter diventa davvero fondamentale. Taluni preferiscono la via, la vedrete spesso nella casella promozioni di Google, scusatemi, del vostro Gmail, prediligono la via delle emoticon, quindi c'è un florilegio di gattini, cuoricini e fiori anche nell'oggetto della mail. Non è vietato.
A maggior ragione, come dicevamo anche, credo forse nel comunicato stampa, scusate se non ricordo con precisione, se l'emoticon mi è conciliante, con un fine comunicativo efficace, la uso, non c'è nessun problema, ma deve avere un senso, altrimenti mi trovo, per chi ha la versione aggiornata, un bel elefantino, invece ti esce questo fantastico quadratino in caso di non aggiornamenti, del telefono. Quindi in generale l'oggetto della mail è molto importante, taluni altri invece dell'emoticon o insieme all'emoticon preferiscono un dialogo tra l'oggetto della mail e l'inizio del testo stesso. Potrete sperimentarlo scorrendo, magari è sempre bene guardare a cosa fanno gli altri, quindi scorrendo nelle categorie anche che il vostro Gmail vi di solito un po' magari vi occulta, vedere che gioco c'è magari tra un oggetto che comincia con una frase, ad esempio Maria. Senti l'ultima, puntini puntini, e il testo della mail inizia con questa volta te l'abbiamo fatta grossa, Maria, ta 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 ta. Quindi insomma c'è anche un gioco che si crea tra quello che voi comincerete a scrivere nella mail e l'oggetto stesso. Può essere interessante, può accattivare il lettore, perché uno dei problemi principali che abbiamo con la newsletter, dico, soprattutto da un punto di vista commerciale e promozionale, ovviamente è chiaro che se io stessa decido di abbonarmi alla newsletter di una rivista che adoro, me la vado ad aprire. Ma come immagino avrete fatto tutti con il New Yorker, ovviamente siete già tutti iscritti alla sua newsletter, questo lo do abbastanza per scontato. Ecco, ma nel caso della newsletter professionale, promozionale, la questione diventa un pochino più delicata. Allora io dovrò riporre tantissima attenzione nell'oggetto della mail, perché altrimenti finirà insieme a altre 288 nella mia casella di spam o comunque non letta. Dunque, per farvi alcuni esempi, ma proprio so che immagino molti di voi siano iscritti a più di una decina di newsletter, io ne ho segnate un po' su questo foglio, ho segnato ad esempio Balena Lab, che fa molte riflessioni sul mondo della comunicazione e fa una cosa che mi piace molto, mette la versione audio delle newsletter e per cui ad esempio magari sei a casa e fai altre cose, ti basta appunto sentirtela raccontare questa newsletter. Quindi è un altro strumento ancora insieme alle GIF, insieme alle immagini, insieme ai link di approfondimento che possiamo inserire all'interno del nostro contenuto newsletter. Oppure no, mi hanno recentemente consigliato, che non c'è nessun merito mio in questo caso, la newsletter Zio, Zio, che racconta le novità del mondo dei giovani. Quindi se mi hanno invitato a scaricarla vuol dire che di questo mondo non faccio più parte. O ad esempio, ne ho segnate una decina, Digitalic, Ninja Marketing, una un po' più particolare che deriva dalla casa editrice Notke, Medusa, o Open dalla più recente testata giornalistica. Insomma, di esempi ce ne sono tanti e vari. Se anzi vorrete fare un via mail, consigliarmi le newsletter a cui siete più affezionati o che vi piacciono e che vorreste consigliare a questo gruppo di lavoro, mi premurerò poi di metterle insieme e di rimandarle a tutti in modo da farvele avere molto volentieri, insomma. Per cui, tutto sommato, questo diciamo è un quadro di presentazione dell'ampio mondo della newsletter. Ora passiamo a cose invece forse un po' meno dilettevoli, la presentazione. Allora, la presentazione è uno strumento molto interessante, ma altrettanto spaventoso. Perché? Beh, perché la presentazione potrebbe essere un documento che voi inviate a qualcuno per parlargli di un lavoro che avete svolto, oppure è un documento che andrete a presentare. Sono vari gli scenari che vi si possono presentare. Generalmente, però, è il momento in cui, tramite alcune slide, verrà giudicato quello che voi state dicendo, supponendo, proponendo. Quindi è un documento rispetto al quale, parlo di uno dei nostri amici, il gruppo di lavoro, che questo me l'ha detto candidamente, si può soffrire anche di sindrome da foglio bianco della presentazione, in PPT, in Keynote, in PDF, eccetera. Va bene, allora cerchiamo di affrontare quest'ansia, con la serenità che contraddistingue, insomma, i pazzi che hanno deciso di fare qualcosa con la scrittura, quindi poca. Allora, per scrivere una buona presentazione, parto sempre dal punto zero. Il punto zero di ogni scrittura è sempre, e lo ripetiamo come fosse una litania religiosa, cosa voglio dire. Quindi dovrò cercare sempre di ricordarmi qual è lo scopo che mi sto prefiggendo nel momento in cui clicco Open su PowerPoint. Dunque, chiarito quello che voglio dire, dovrò anche prendere un foglio, perché lo ripeto sempre che carta e penna
ha un potenziale molto maggiore di quanto non possa fare scrivendo sulla tastiera. Sulla versione di carta e penna rappresentata da un iPad possiamo parlarne, va bene, possiamo parlarne, e cercherò di capire anche qual è la suddivisione interna dei miei argomenti, ossia qual è la scaletta che io devo seguire, come articolo il mio discorso. Da questo tipo di articolazione dovrebbe in teoria dipendere anche la suddivisione stessa delle pagine, come fosse un saggio argomentativo. Io ho una tesi da dimostrare il più delle volte. Oddio, in una presentazione promozionale non credo ci passeremo per l'antitesi per non tirarci la zappa sui piedi, ma alla fine di questa mia dimostrazione dovrei persuadere la persona che ho di fronte della lecità del mio pensiero e della sua efficacia da un punto di vista comunicativo nel nostro settore. Chiaro è che questi piccoli accorgimenti da bancone che condivido oggi con voi sono tranquillamente applicabili a diversi scenari in cui una presentazione vi può far comodo. Penso ad esempio a uno dei ragazzi del nostro gruppo di lavoro. L'altro giorno ci interrogavamo su una nuova, perché non creare una nuova formula di curriculum vitae? Oddio, non, abbiamo detto brevità su tutto sempre, ma una presentazione di sé passa anche attraverso queste regole qui, perché ad esempio quando io redigo un portfolio dei miei lavori di artista, sto facendo una presentazione di fatto, perché sto cercando il modo più efficace, più strategico per presentare i miei lavori al fine di essere assunto, quindi di fatto non andiamo tanto lontano da qui. Allora, al punto numero 2 di questo breve elenco intrattenitivo sul magico mondo delle presentazioni, ho ripetuto ancora una volta: brevi. Dunque, ci sono particolari contesti in cui le presentazioni devono essere lunghe. Sono contesti, ad esempio, di gara, quando ti presenti a un cliente che ha imposto un determinato tipo di step interni alla presentazione che ti dà, quindi di fatto ti obbliga ad avere un ampio numero di slide. Credo la più grande presentazione che ho visto per un progetto comunicativo stia sulle 100-110 pagine di PowerPoint, è un'infinità, è una quantità di slide inimmaginabile. Noi cercheremo di fare molto meno di così, perché anche in questo caso, lo ricordiamo sempre, la sintesi ci ripaga molto bene. Quindi, a maggior ragione, dovrò essere molto breve. E dovrò anche essere molto furbo nel momento in cui metto giù la struttura strategica del mio messaggio. Che cosa intendo? Intendo dire che nel modo in cui metterò gli argomenti riuscirò forse in maniera più veloce ad arrivare al quinto. Quindi, generalmente è buona norma iniziare con una breve premessa. Nel mondo della comunicazione, quando si va a presentare una presentazione in seguito a un brief, in seguito quindi a quello che abbiamo detto essere un documento di lavoro che ci permette di partire con i nostri ragionamenti, generalmente iniziamo con cosa ci avete chiesto. Quindi rifacciamo il punto per iniziare sulla domanda che c'è o la richiesta che ci è stata posta dal cliente. Quindi questo è un po' un modo, no, per iniziare. Dopodiché io creerò un terreno che mi sia proficuo prima di cacciare fuori l'idea. Cioè, se magari la mia idea è, e quindi abbiamo deciso di fare una campagna tutta basata sul colore rosso, io prima di arrivare a dire questo, quindi creando anche un giusto, non lungo, ma giusto effetto di suspense, andrò a porre delle basi. Farò un ulteriore piccolo discorso di premessa, non più alla presentazione stessa, ma alla mia idea nel particolare. Che cosa mi conviene dire in questa premessa? Beh, sarebbe buona norma iniziare ad informare il vostro lettore, nel momento in cui volete introdurre un'idea, sul perché la vostra idea è giusta. Ossia, generalmente, quando si parla del mondo della comunicazione, ogni mondo, ogni settore lavorativo ha la propria, si cerca di portare l'attenzione del proprio cliente su un generale territorio o ambito di tendenza. Ad esempio, io potrei, sempre facendo così per gioco, l'esempio del colore rosso che dicevo prima, dire in questo momento, come si sa, su Instagram va tantissimo la cromoterapia fatta tramite IGTV. Sto inventando assolutamente. Ma dare un dato, un riferimento esterno a colui il quale legge la nostra presentazione, arricchire anche un po' la sua lettura riportandogli una situazione che sta avvenendo nel mondo, su cui ci siamo informati, su cui abbiamo fatto un po' di ricerca, è sempre buono, perché rende più croccante la sua lettura e in secondo luogo avvalora quello che voi state per argomentare.
dimostra inoltre che avete fatto un lavoro di ricerca, che siete connessi col mondo, che sapete cosa sta succedendo in giro o fingete molto bene di saperlo. Quindi, fatta questo lavoro per oliare un po' i gangli della vostra esposizione, dovrete esporre la vostra idea. Dunque, come sempre, slide snelle, che sia PowerPoint, Keynote, PDF, ripeto, questi tre nomi sono forse più diffusi, ci sono ben altri strumenti, anche semplicemente digitali, di condivisione dei materiali. Sarebbe sempre bene, però, ecco, prepararsene più di uno, perché a volte la compatibilità, lo sappiamo, non è scontata, per cui insomma prepariamoci anche ad avere più formati e per questo motivo anche, poi lo ripetiamo di nuovo, ma attenzione, tanta attenzione agli effetti sonori, agli effetti dissolvi, eccetera, che noi applichiamo allo strumento che stiamo usando, perché in caso poi di switching da un mezzo all'altro, da una tipologia di formato all'altra, potrebbero perdersi certe cose. Quindi, se volete aggiungerle, ci mancherebbe, ecco, siate molto sicuri però che potrete utilizzare quel supporto e non basate una parte fondante del vostro argomento su un effetto sonoro. Ecco, ora non so beh, quale parte fondante potreste basarvi su un effetto sonoro, un effetto tatam a sorpresa, forse, non so. Cambia molto nel quantitativo di parole che potete inserire in una slide se la state presentando a voce o no. Questo non diamolo per scontato. Se io dovessi presentare quello che vi sto raccontando adesso con delle slide, userei forse una parola per slide, perché sto parlando sopra io, quindi fin troppe volte. Quindi non c'è bisogno, ecco, di ripetizione nel momento in cui uno presenta. Discorso completamente diverso è quando uno invece invia una presentazione e non ha occasione di poterla esporre. Penso ad esempio quando magari mandando un comunicato stampa si allega presentazione creativa o meno creativa dell'azienda di cui si sta parlando nel comunicato stampa. Ecco, in quel caso io allora sì, sono motivato a mettere più parole all'interno della mia slide perché sto raccontando a un lettore, a un destinatario con cui spero di parlare ma ancora non ci parlo, che cos'è la mia azienda, che cosa rappresenta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tornando a una presentazione strategica, di solito dopo un'idea, quindi che verrà presentata, ovviamente tappiamo le tono, ecco, pimpiamola un po', per cui insomma tra font, caratteri e tutto cerchiamo di far rimanere l'attenzione del lettore su questo innovativo nuovo principio di razio che stiamo introducendo nel mondo, la declineremo. Quindi nel mondo della comunicazione stretto, con declinare che cosa intendiamo? Intendiamo dire quando un concept o un'idea viene applicata al mondo dei social media, oppure applicata ai punti vendita in cui sto presupponendo che rosso sia un prodotto da supermercato, quindi penserò a quali sono le attività che posso fare al punto vendita, penserò a una campagna stampa, quindi sui muri. Queste sono tutte le declinazioni di un'idea che io andrò a inserire all'interno della mia presentazione dopo l'idea. Se vi rimane qualcosa di un po' bizzarro e dite, ma forse questo però non oso proporlo al cliente o forse è un po' eccessivo, e qui è sempre un discorso settoriale della comunicazione, lo metterò nella ultima parte che è l'out of the box di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di anglismi. Il concetto generale nel momento in cui preparo i miei argomenti è sempre quello di guidare il lettore. Ecco, non dimentichiamoci sempre, io cerco di ricordarlo anche a me, ne avrei tanto bisogno, che nel momento in cui uno scrive deve sempre accompagnare per mano il suo lettore e deve usargli il massimo grado di gentilezza e rendergli le cose facili. Infatti, il prossimo punto è linguaggio chiarissimo, super chiaro nelle presentazioni. Non usate paroloni grossi, non servono, non ci sono mai serviti, forse non ci servono più di sicuro. E scrivete grosso perché poi ci sono i clienti miopi o anche i colleghi miopi. Poi, sempre per essere gentili nei confronti dei nostri lettori, dei nostri clienti o giornalisti che si informano tramite noi per fare articoli meravigliosi sulle nostre realtà lavorative, usiamo infografiche, usiamone tante, usiamone in maniera creativa, cioè non diventiamo esagerati nel proporre magari su 5 slide 3 di grafica e 2 di testo, ecco, questo no. Però insomma cerchiamo di togliere il numero e di rappresentarlo in un modo che attiri l'occhio, che sia gentile, che sia carino da vedere anche esteticamente. E
E cerchiamo di anche trovare modi nuovi con i vari template che troviamo online per allontanarci, ecco, dall'Instagram e vediamo che cosa possiamo fare di più accattivante. Vedrete, ce n'è un miliardo. Vi basta veramente dire creative infographics su internet e via andare. Benissimo. Sempre lasciare ovviamente uno spazio, un'allusione a ulteriori approfondimenti, ossia far presupporre che ciò che state dicendo è solo la punta dell'iceberg. Mi verrebbe da dire di qualsiasi argomento, ma mostrare a chi sta leggendo la vostra presentazione che, e se volessimo parlarne poi insieme, ovviamente stringendo qualche contratto economico, ne avremmo di materiale su questo argomento, ne avremmo ancora. Benissimo, lasciamo spazio all'idea per il nostro lettore che potremo approfondire ancora per ore. Così come è importante, nel caso in cui voi stiate lanciando via mail una presentazione a qualcuno che non vi conosce, lasciare ben chiari i recapiti. Certo, voi dite c'è l'indirizzo mail con cui invio, ma fa bene ripetere anche essere gentili e dire per qualsiasi approfondimento, domanda o dubbio, lasciare questo tipo di piccolo spazio per coloro i quali potrebbero volere, dopo la vostra efficacissima presentazione meravigliosa, approfondire con voi non solo il vostro lavoro, ma la vostra vita privata e i vostri piani per cena. Benissimo, ho cercato di essere molto molto leggera per quanto riguarda questi due argomenti, molto interessanti però le presentazioni e le newsletter, credo che in questo momento qui vivano anche un momento ben particolare di rinnovamento, ecco, quindi sono due strumenti che vi invito a tenere sempre sott'occhio perché potrebbero tornarvi molto, molto utili in qualsiasi ambito. Come appunto dicevo prima, la newsletter adesso ormai vediamo veramente viene utilizzata in tanti modi e sempre più innovativi. Anche la presentazione non ha smesso di avere la sua valenza anche fuori dal mondo del lavoro. Sta a noi, ecco, ricordarci che c'è anche questo strumento nel nostro arsenale, come dicevo prima, parlando con uno di voi quando parlavamo di curriculum vitae. Non è così distante, ecco, la presentazione di sé e una presentazione di un argomento. Per cui, insomma, su queste due cose mi sembra che abbiamo dato qualche pennellata di assestamento. Ci dirigiamo verso la fine di questo nostro quinto romantico incontro con un breve discorso sullo script radio. Bevo la tisana. Ecco, scusate. Dunque, parliamo un po' di radio. La radio è uno strumento molto particolare. Noto che non tantissimi tra i miei coetanei, i miei amici, ascoltano la radio. Forse me lo hanno detto per non avere pena poi di doversi ascoltare le mie cose. Può anche essere questo uno scenario credibile. Ma al netto di giovani che magari ascoltano meno radio, c'è di sicuro anche chi magari di spot radio ne sente di più quando si trova a passare per i bar che hanno ad esempio Spotify non a pagamento. Anche quello, ad esempio, è un commercial radiofonico. Dunque, quindi avete sicuramente presente dentro di voi almeno un esempio di che cos'è uno spot radiofonico, quindi è quel breve intermezzo pubblicitario che si pone tra i programmi del palinsesto di una radio e che dovrebbe essere volto a pubblicizzare un prodotto, un politico, un evento, una manifestazione, chi più ne ha più ne metta. I tempi generalmente della radio sono brevissimi. Con brevissimi intendo dire che di solito uno spot radio, lo spazio che viene previsto e che viene venduto alle aziende per uno spot radio può variare tra i 15 secondi e i 30 secondi. Si tratta veramente di pochissimo spazio espressivo. Per chi poi si trova a dover scrivere lo script radio, così indichiamo, è il foglio su cui scriviamo ciò che poi verrà letto dagli speaker, e verrà registrato e poi passato in radio, è appunto di solito 30 secondi, 20 secondi, 15 secondi. Sono queste più o meno le grandezze. Dunque, come si scrive uno script radio è ussia patacca, questo è veramente complicato. Come mai dico che è complicato? Benché divertentissimo, è una delle cose che a me ad esempio piace di più, perché è proprio divertente immaginarsi, no? Come, non solo come la gente leggerà per una volta il tuo testo, ma proprio come lo ascolterà. È complesso nella stessa misura in cui è divertente, perché hai poco tempo e devi essere molto incisivo. Quindi, che cosa dobbiamo considerare? La struttura del radio, innanzitutto, è una struttura che generalmente, qui parliamo veramente per massimi sistemi, capirete, insomma, generalmente si ritrova all'interno di uno schema tripartito.
C'è la intro, che è la prima parte dello spot radiofonico. A che cosa serve questa intro? L'introduzione spesso ricorre anche a degli FX, scritto FX, cioè effetti di suono, musichette, jingle, cose insomma sonore che non sono voce umana. La funzione dell'intro è quella di tirare l'orecchio dell'ascoltatore in radio. Ossia, è un momento fondamentale del radio, è quello che ti prende o non ti prende mentre stai guidando, mentre stai cucinando, stai facendo le più varie cose, magari mentre stai lavorando. Ecco, la funzione di questa piccola intro è catturare totalmente la tua attenzione. Come si cattura l'attenzione in radio? Oh, qui ci sono molti modi di rispondere. Non è con le parolacce, generalmente è creando una situazione, mi verrebbe da dire, simile al reale ma straniante. Che cosa intendo dire con questo? Passino i rumori di clacson o i vari rumori musicali che possiamo fare, ma vedo che molto spesso riutilizzare ad esempio un brano molto noto, ma usarlo in modo diverso dal solito, o ricreare un dialogo, ma crearlo con qualcosa che suona, oltre che ovviamente, come immaginate, con un effetto comico. Ecco, questo mi sembra di poter dire un effetto di simile aderenza alla realtà che rinnoviamo in senso creativo. Mi sembra che possa essere una buona intro. Poi lo spazio si apre a tutti, eh? E in questo ultimo anno, avendo lavorato con quattro ragazzi insieme a me, abbiamo avuto quindi cinque punti di vista diversi sui brief di radio che ci arrivavano e ho avuto modo anche di vedere come la stessa richiesta, pubblicizzami, facciamo un esempio, pubblicizzami questa penna, poteva derivare da cinque menti diverse le più disparate cose. Chi comincia questo speaking radio facendo finta di essere un alieno che viene da un altro pianeta, chi invece comincia con campane a nozze, insomma. L'inizio di un radio è veramente un momento di grandissima e libera creatività. C'è un ma. Generalmente questa prima parte dura 6-7 secondi. È un tempo davvero irrisorio. È finito adesso. Cioè è veramente un lasso di tempo incredibilmente breve in cui dovete trovare qualcosa di piccolo, divertente e veloce, perché altrimenti perdete già l'attenzione del vostro lettore. Finiti questi 6-7 secondi, e la sto pensando ampia perché lo sto pensando per un 30 secondi di radio, quindi insomma ho voluto proprio scegliermela comoda oggi. Finito questa intro, avrete poi il contenuto tecnico. Di che cosa si tratta del contenuto tecnico? Vi ricorderete magari ad esempio quella voce che sentite alla fine di alcune reclame di medicinali per cui parte la vocina a dirvi no, che questo presidio medico riscontrato. Ecco, più o meno il contenuto tecnico di un radio potrebbe ricordare, se fatto male, una cosa del genere, perché è lo spazio in cui creiamo l'informazione. Quindi diciamo, ad esempio, qual è la determinata promozione che sta facendo il supermercato tal dei tali, oppure raccontiamo quali nuove destinazioni sono previste nel nostro catalogo viaggi. Insomma, è dove raccontiamo le cose. Che cosa rende un po' complicato invece questo passaggio che direte, beh, questa è la parte facile, no? Non è che c'è da usare creatività. Oddio. Ce n'è da usare sì nel momento in cui a un certo punto uno deve essere anche allineato con il desiderio del proprio cliente e soprattutto con gli avvocati del suo cliente. Perché dovete sapere che ovviamente, forse lo immaginate tranquillamente, in radio ogni cosa che viene detta deve corrispondere assolutamente alla verità. Non si può mentire. Di fatto bisogna utilizzare una terminologia che venga approvata anche dall'ufficio legale del brand di riferimento di cui vi state facendo portavoce. Quindi questa è la seconda parte. La terza parte, generalmente, di uno script radio è la parte in cui di solito viene ripreso l'inizio. Faccio un esempio a braccio. Io inizio creando un dialogo tra due affannati che vanno in bicicletta, che sente il rumore di foglie e scampanellio. Perfetto. Poi mi prendo il contenuto tecnico, rimanendo anche lì bella stringata nei tempi e soprattutto spezzando le frasi, perché altrimenti poi andate voi a spiegarglielo allo speaker che dopo va in studio perché non riesce a prender fiato. Allora, magari alla fine di questo contenuto radio io potrei chiudere con e ricordatevi di acquistare ta-ta-ta-ta, dling glong di bicicletta. Sono veramente cose semplici, ma creano appunto un mondo, anche nel mondo di un breve spot radiofonico, un mondo in cui dovete entrare, come in una body copy, come in un titolo. Noi dobbiamo sempre creare uno spazio comunicativo con un suo inizio, una sua fine e una sua coerenza interna. Così anche nel radio.
cercando ovviamente a maggior ragione nel radio di essere leggeri, di non appesantire con nefandezze e tristezze i nostri ascoltatori, che altrimenti hanno sempre l'opzione cambio stazione. Dunque, un ultimo appunto che mi verrebbe da fare rispetto al modo in cui si scrive uno spot radiofonico, e vi invito, come dicevamo anche per le body copy, a ricordarci sempre che il nostro compito, oltre ad essere sensuali rispetto alle proposte che facciamo, cioè trovare quegli aspetti che permettono al nostro politico di riferimento, al nostro brand, al nostro prodotto da supermercato di essere desiderabile, ma dobbiamo anche trovare un modo che non si distacchi ovviamente tanto né dalla realtà né dalla realtà che ci piacerebbe sentire. Quindi cerchiamo di mantenere sempre uno stile, un lessico che siano lontani dagli stereotipi anni 50, degli spot radiofonici che possiamo avere in mente in questo momento, mentre dico anni 50. Cerchiamo sempre un po' di porci nei panni di chi ci ascolta, cioè generalmente noi. Quindi cerchiamo sempre di trovare un modo onesto e quanto più possibile concreto di raccontare quello che dobbiamo raccontare e andare dritti al sodo, soprattutto perché abbiamo 30 secondi e da questo non si scapperà, anzi si taglierà in caso poi di post-produzione in seguito al vostro script radio. Il vostro script radio verrà approvato all'interno della vostra agenzia o dal vostro cliente direttamente, se siete dei copywriter freelance, e in un secondo momento verrà quindi registrato dagli speaker, dai doppiatori, che quindi cercheranno di fare loro questo testo. Per questo ancora vi ribadisco, spezzare le frasi, perché altrimenti diventa proprio complicato arrivarci in fondo, e cercheranno di dare vita al testo che avete scritto. In una seconda fase, quella della post-produzione, potrebbero essere inseriti i rumori che voi lascerete scritti nel testo, proprio li scriverete, scriverete FX due punti, rumore di scarpe che corrono su asfalto, chiusa FX, e questo verrà riprodotto in studio, ovviamente compatibilmente con la vostra fantasia, ecco, non inventiamoci suoni se non ci sono campionabili nel mondo. E niente, quindi in un secondo momento di post-produzione verrà aggiunta la musichetta di sottofondo, verranno messi a posto, tolti ad esempio gli spazi anche di un millisecondo di respiro tra una parola e l'altra, e presto vi troverete in spiaggia ad ascoltare le cose che avete scritto voi dagli altoparlanti. Spero le abbiate scritte bene, a quel punto sarebbe imbarazzante. Allora, chiudiamo questo molto tecnico e lungo appuntamento insieme con, come sempre, un esercizio e un piccolo consiglio di lettura. Vi chiedo appunto per piacere se vi va di condividere insieme a me e poi quindi di conseguenza insieme al gruppo di lavoro le newsletter che vi piacciono, che vorreste consigliare a tutti quanti, perché è veramente bellissima e non sai che cosa ti perdi, molto volentieri. Quindi, se avete piacere, vi invito a segnalarmi quante più ne volete. E come esercizio, invece, credo che possa essere nel vostro e nel mio sicuramente interesse e arricchimento cercare di inventarci una piccola newsletter. Come sempre, io propongo questo limite delle 5 righe per una questione pratica, perché mi piacerebbe riuscire sempre, no, a darvi un feedback molto puntuale, un feedback anche esaustivo, e non soltanto sì, molto buono, cioè, ci mancherebbe, se è molto buono vada ben così. Però insomma, mi sembra che sia un'opportunità interessante questa per sperimentare insieme, e vediamo quindi che cosa possiamo fare quando parliamo di newsletter. Mi piace in questo caso lasciarvi un argomento libero, perché penso che ne possa venire fuori veramente una sfida in più. Questo argomento libero vi mette più in difficoltà in questo caso, perché cosa presuppone? Che facciate un esercizio di riflessione iniziale per dire qual è lo scopo editoriale della mia newsletter, e deve avere senso. Quindi qua mi rimetto a voi e vi lancio questa sfida. La scrittura invece che mi piacerebbe consigliarvi questa volta è la scrittura di un mio autore corregionale che si chiama Paolo Nori. Mi piacerebbe che aveste modo di leggere qualcosa suo. Ha scritto, penso, un migliaio e mezzo di romanzi, tutti molto belli, ma altrimenti, se non avete possibilità di acquisto in questo momento, santi le biblioteche chiuse, c'è sempre il suo sito paolonori.it. Ovviamente ve lo segnalerò in mail interna al nostro gruppo di lavoro, in cui però, insomma, spero possiate prendere spunto dalla scrittura di una persona che, oltre a essere
autore, scrittore e anche traduttore dal russo e ha una grande passione nei confronti della Russia. Penso di suo, l'ultima cosa che ho letto è La grande Russia portatile, mi sono divertita come i matti. Sicuramente la sua è una forma di narrazione che molto deve a quel tipo di letteratura, alla tradizione della oralità, anche della narrazione emiliana, lo ritroverete tantissimo all'interno delle sue pagine, ma mi sembra che si possa dire che il suo sia uno spirito sempre molto ironico, quindi una scrittura intelligente, sì, ma anche leggera, una scrittura che invita al sorriso e che ci insegna tanto, a me perlomeno ogni volta che lo leggo tantissimo, sul potenziale esplosivo della parattassi e della semplicità anche della struttura sintagmatica. Quindi insomma, con Paolo Nori, un esercizio di newsletter e sommergeteci di newsletter che vi piacciono, direi che possiamo tranquillamente salutarci e auguro a tutti un felice fine settimana.